Mentre eravamo in aula ad ascoltare la requisitoria del pubblico ministero, ho notato che mia sorella Alessia sorrideva. Com'è possibile riuscire a sorridere dopo che un magistrato ha raccontato lo strazio vissuto dalla tua bambina prima di morire? Qui non è un discorso di assenza di sentimenti, anche se non provi niente, non puoi sorridere davanti alla descrizione di un corpicino straziato. Io l'ho visto. E da allora non faccio che pensare a Diana, e ogni giorno prima di andare al lavoro passo a trovarla al cimitero. Sono le parole di Viviana Pifferi, la sorella di Alessia. Accusata di aver lasciato morire di stenti sua figlia Diana, di soli 18 mesi. 2 anni fa, durante l'estate, lasciò la bambina da sola in un lettino da campeggio, in casa, mentre si recò dal fidanzato all'Effe, Bergamo, dal 14 al 21 luglio. Ora è sotto processo. Accusata di omicidio volontario aggravato davanti alla Corte d'Assise di Milano. Rischia l'ergastolo senza alcuna concessione di attenuanti. È proprio questa la pena richiesta dal PM Francesco De Tommasi. Durante quella lunga e tragica settimana, Alessia Pifferi giunse a Bergamo in limousine con una valigia piena di vestiti da sera e disse al compagno che Diana era con la sorella Viviana al mare. Seguì l'uomo un giorno a Milano, dove aveva un impegno di lavoro, ma evitò accuratamente di tornare a casa da Diana. Ha fornito questa giustificazione in aula. Avevo avuto paura di contraddirlo dopo che avevamo litigato per un caffè. Durante il processo, l'avvocato Alessia Pontenani ha cercato di dimostrare che la sua cliente è affetta da un grave ritardo mentale, con un quoziente intellettivo molto basso, equiparabile a quello di una bambina di 8 anni e quindi incapace di intendere e volere. L'accusa ha un'opinione diversa. Il perito nominato dal tribunale, lo psichiatra Elvezio Pirfo, ha stabilito che la donna è in grado di comprendere. Sebbene affetta da alessitimia, incapace di provare sentimenti o empatia, ciò non pregiudica le sue capacità cognitive. Prima che il pubblico ministero, nella sua requisitoria, chiedesse l'ergastolo per lei, la Pifferi ha rilasciato una lunga testimonianza, accusando sua madre, Maria Assandri, e la sorella maggiore Viviana di averla abbandonata a se stessa. Nessuno mi ha aiutata per evitare che si consumasse la tragedia di Diana. Ha ripetuto più volte. Mia sorella mi ha sempre odiata e non ne capisco ancora oggi il motivo. Non sapevo nemmeno di tutte le problematiche che avevo. Le ho scoperte grazie alla televisione e alla mia avvocatessa, poiché la mia famiglia non mi ha mai messo al corrente di queste mie patologie. Penso che se l'avessi saputo, avrei accettato un percorso psicologico. Mi sarei curata e penso che oggi non ci troveremmo qui in una situazione così brutta. Papà era l'unico che mi voleva veramente bene, anche se a volte era violento. Inoltre, ora, mi ritrovo in carcere in una situazione umiliante e delicata. Sono sempre chiusa in una cella perché le altre detenute non mi vogliono. Non posso fare niente. Questa cosa mi sta facendo uscire di testa. Mi fa andare in depressione totale. Non penso ad altro che a Diana giorno e notte. Diana è stato il regalo più bello che la vita potesse farmi. Il mio ergastolo lo sto già vivendo, avendo perso mia figlia. Subito dopo l'intervento dell'imputata, è stato il turno del pubblico ministero. La sua requisitoria è stata estremamente severa, tanto da commuovere persino lui stesso. Anche Viviana Pifferi, presente ad ogni udienza insieme all'avvocato della parte civile Emanuele Demitri, è scoppiata in lacrime. In alcuni momenti, particolarmente angoscianti, ha preferito uscire dall'aula. L'ascolto delle atrocità subite da Diana era troppo doloroso. Ora Viviana Pifferi afferma: «Ogni volta, non solo durante le udienze, ma anche quando vedo le notizie in TV e sui giornali, rivivo quello strazio. Ho visto Diana morta. Non posso dimenticare. E mia sorella è un mostro. Vorrei che tutti vedessero quello che ho visto io per far capire a cosa ci siamo trovati davanti quando siamo entrati in quella casa». Viviana Pifferi ha sentito il bisogno di condividere con il tribunale dettagli sulla sua famiglia e il suo legame con Alessia. È vero che Alessia ha avuto difficoltà mentali fin dall'infanzia? Secondo la sua avvocatessa, le pagelle scolastiche di Alessia lo confermano. Aveva bisogno di un insegnante di sostegno, ottenendo risultati scolastici molto bassi e mostrando difficoltà nel comprendere concetti di base. Ecco le parole di Viviana Pifferi.
Se davvero Alessia avesse avuto problemi di salute mentale, sarebbe stato facile ottenere che Diana fosse affidata a me o alla nonna. Se fosse accaduto oggi sarebbe viva e felice. Purtroppo, proprio perché è sana di mente e lo è sempre stata, ha potuto tenere Diana e ucciderla. Sul suo rapporto con Alessia dice: «È sempre stato difficile. La differenza d'età ovviamente era notevole tra di noi. Quando io già lavoravo, lei era ancora adolescente ed era a casa con i miei. Ha sempre avuto un carattere chiuso, non si riusciva a parlare con lei. Non aveva amici e se io provavo a darle consigli, mi urlava contro. Non ho mai condiviso il suo modo di vivere». Viviana Pifferi ha risposto anche all'affermazione fatta in aula da Alessia, che sosteneva che lei la detestava. «Non l'ho mai detestata. Ora che ha lasciato morire la sua bambina, ora che si comporta come un mostro, effettivamente la odio. Prima no. Alessia non ha mai voluto il mio aiuto, e quando le dicevo di lasciarmi la bambina non voleva. Avrebbe dovuto solo chiedere scusa per il suo comportamento, invece ha accusato me e sua madre. Si vergogni». Durante la sua prolungata testimonianza davanti alla corte d'assise, Alessia Pifferi ha rivelato di aver subito un abuso sessuale da parte di un amico di famiglia quando era ancora una ragazzina. Questo episodio l'avrebbe confessato solo alle psicologhe della prigione. La veridicità di tale racconto è stata contestata dagli inquirenti. Viviana Pifferi però non ha alcun dubbio sulla verità di questa vicenda. «Mia sorella si è inventata tutto, anche questo, e lo ha fatto accusando una persona che era venuta a casa da noi due volte e oggi non può parlare perché è morta. La verità è che Alessia ha preso pezzi della vita di altri e li ha fatti propri. Era stata una nostra conoscente ad aver subito un abuso da ragazzina e lei lo ha raccontato come fosse suo. In aula ha detto che avrebbe voluto studiare per diventare infermiera, ma sono io che volevo diventare infermiera. Da lei ho sentito solo falsità costruite ad arte». Maria Sandri, la madre di Alessia, ha trattenuto a stento le lacrime durante la testimonianza della figlia. Quando ha preso la parola, ha pronunciato le seguenti parole: «Non siamo noi gli imputati, eppure mia figlia ci tratta così. Noi non abbiamo sbagliato, l'abbiamo sempre aiutata in ogni modo. La casa dove Alessia abitava era mia, la sostenevo economicamente. Bastava che ce lo chiedesse e noi avremmo tenuto Diana. Che cosa posso dire? Ho perso una nipote e una figlia». L'aula ritornerà in sessione il 13 maggio per la lettura della sentenza. Viviana Pifferi chiude così la sua testimonianza: «Se Alessia verrà condannata, giuro che porterò la pagina del giornale che riporta la notizia sulla tomba di mia nipote Diana».